siamo tutti qui, lo conoscete, è per festeggiare i 250 anni dalla costituzione, fondazione, istituzione del Corpo della Guardia di Finanza. E quale modo migliore se non omaggiarlo con un concerto, il concerto appunto della banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal maestro direttore e colonnello Leonardo La Serra Ingrosso. E anche un applauso, grazie. Diciamo che il tempo ci assiste proprio per poter viaggiare con la magia della musica, perché la musica ci porta in un altrove meraviglioso, infiamma i nostri animi, ci riscalda. E cosa migliore che la banda può fare è proprio questo, di riscaldare il nostro cuore, darci emozioni, passione. E quindi io vorrei parlare poco perché vorrei che fosse la musica a parlare. Intanto ringrazio tutte le autorità presenti, civili, militari e religiose, e tutti voi che siete intervenuti qui questa sera. Quello a cui assisterete sarà un viaggio musicale attraverso la nostra storia e la storia anche della Guardia di Finanza, ma non solo. Assisteremo e ascolteremo anche brani che rappresentano anche la modernità, per evidenziare come la banda musicale sia veramente un'istituzione di eccellenza che spazia anche nei vari generi, quindi anche per ammirare la sua versatilità. Io direi di cominciare subito questo nostro viaggio musicale partendo appunto dal 1774, che è l'anno della fondazione e costituzione della Legione Truppe Leggere. Come voi ben sapete, in quel tempo le truppe militari si muovevano con l'accompagnamento delle cosiddette fanfare, costituite principalmente da tamburini e strumenti di ottone, per trasmettere i vari segnali ed ordini alle truppe nei campi di battaglia. Non a caso il brano che è stato scelto, che è il preludio trionfale dal Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, ci offre proprio questa solennità, questa regalità, e ricorda anche i fasti delle grandi manovre militari del tempo, e quindi anche una pagina delle splendente sonorità strumentali e la solenne regalità dei suoi temi. Io farei un applauso per l'esecuzione che è stata fatta precedentemente. Facciamo un salto e arriviamo nel XIX secolo. Perché? Perché c'è l'istituzione del Corpo delle Guardie Doganali del Regno d'Italia nel 1861, esattamente. E quale modo migliore per celebrare questo, siamo appunto nel XIX secolo, se non con un autore rappresentativo, forse il più rappresentativo di quel periodo, nonché uno dei padri del melodramma italiano. Sto parlando di Giuseppe Verdi, che credo che non abbia bisogno di presentazioni. E anche il pezzo scelto, che tutti conosciamo, la Sinfonia dal Nabucco, sempre di Verdi, è uno di quei brani che ha infiammato l'animo e lo spirito dei giovani che sognavano e sono anche morti per un'Italia unita, per l'unità d'Italia. È un pezzo forte che ancora oggi, ascoltandolo, insomma, ci riempie anche di orgoglio nazionale per questo grande musicista, ma soprattutto perché è stata la colonna sonora di una pagina importante della nostra storia, dal Nabucco, Sinfonia. Thank you.
ascoltato prima anche dalla sindaca Carlo Pasquale, quindi che dire? Che dire? Io devo ringraziare perché sostanzialmente noi concludiamo i nostri festeggiamenti del 250esimo nella provincia con un evento bellissimo. Molti finanzieri non avevano mai ascoltato dal vivo la banda, quindi anche per noi è un evento. E chiudiamo nel capoluogo, chiudiamo il capoluogo appunto in Viterbo dopo aver percorso tanti eventi in vari comuni della Tuscia, e questo ci fa molto piacere perché siamo riusciti a toccare anche non solo i punti dove abbiamo dei comandi, ma anche dei comuni che ci hanno ospitato in maniera eccezionale. Per questo dopo chiamavo a rappresentare questa amministrazione anche il presidente della provincia per un saluto. Però la cosa più importante è qui, il maestro Leonardo La Serra Ingrosso, il nostro collega, voi tutti maestri, i nostri colleghi. E questa è la cosa che ci fa più onore. Come già lui ha detto, non è che siete un qualcosa di avulso, la Guardia Fiera, siete la nostra costola. Voi riuscite, secondo me, ad amplificare la nostra attività, i nostri risultati, come noi non riusciamo assolutamente. Perché i nostri risultati, il nostro lavoro spesso è difficile da comunicare. Voi con la musica, così come fanno i nostri colleghi nello sport, riescono assolutamente in maniera rapida, efficace e eccelsa a propagandare quella che è l'istituzione, la Guardia di Finanza. Al pari ovviamente degli altri corpi accade la stessa cosa. Quindi più, secondo me, la vostra, quella che giudicherà il pubblico, guardate, con questa bellissima piazza, con questo pubblico, con tantissima gente che è qui presente, che vi ha tributato con gli applausi un successo. Io penso che la qualità che avete dimostrato è ovviamente un'amplificazione eccezionale dei nostri risultati. D'altronde, come diciamo sempre, anche un atleta quando arriva primo viene sicuramente visto molto di più. Ecco, grazie della vostra qualità, grazie di essere stati qui e di aver permesso anche alla nostra un piccolo comando rispetto a quelli in Italia, di avere la vostra presenza, la vostra notorietà e averci dedicato questo piccolo spazio. Spero che il pubblico abbia potuto gradire e anche la città di Viterbo, che ringrazio dell'ospitalità. Ma l'ultimo ringraziamento che lo dovete concedere è chi ci ha permesso ovviamente di suonare, di occupare uno spazio in un festival importantissimo nella provincia di Viterbo, che è quello di Ombre Festival. Spero che la scelta che è stata fatta appunto da Alessandro e gli sforzi che ha fatto l'associazione Ombre Festival siano stati ripagati da questa splendida serata. Questo lo giudicheranno loro e il pubblico. Grazie dell'attenzione. E invito un piccolo saluto al presidente Romoli, che ce lo farà in maniera eccezionale. Brevemente, perché già chi mi ha preceduto, il sindaco, il comandante, hanno rappresentato veramente l'importanza del Ombre Festival, che ormai è diventata, Alessandro lo vedo laggiù, una manifestazione storicizzata nella provincia e qualificante anche della provincia. Ma voglio ringraziare il colonnello Pasquali per averci fatto vivere in quest'anno i 250 anni della Guardia di Finanza a pieno. Lo abbiamo fatto passando da Unano, Caprarola, Bolsena, ora Viterbo, quindi coinvolgendo le tante amministrazioni locali che mi pregio insomma di rappresentare come presidente dell'amministrazione provinciale, e che hanno accolto questo, il territorio ha accolto questo come una grande opportunità. La Guardia di Finanza rappresenta, al pari delle altre forze dell'ordine, delle forze armate in generale, sicuramente un presidio importante di sicurezza, un presidio importante e un'attenzione a quelle che sono le libertà fondamentali che voi attraverso il lavoro quotidiano garantite, insieme appunto al rispetto di quello che è l'ordinamento vigente, che è poi il principio di libertà e di democrazia. Quindi veramente grazie a nome delle istituzioni locali, grazie alla meravigliosa banda che questa sera ci ha fatto vivere momenti veramente importanti, ricordando però sempre che siamo nel 250esimo della Guardia di Finanza, quindi viva l'Italia, viva la Guardia di Finanza. Benvenuto, te do il micro. Inviterei questo passaggio. No, buonasera a tutti e grazie di cuore, mi fa veramente effetto sentire il mio nome, no? Però vi chiederei un applauso a tutti gli altri soci dell'Associazione delle Ombre, perché da solo io non vedo nessuna parte. Grazie, grazie di cuore a tutti
che quelli che mi hanno preceduto. Io ringrazio anche te, Pierre, per questa bellissima serata, sei stato bravissimo. È stato un arcieretto, io ho fatto, per me è stato un piacere, un onore ascoltare. E poi io mi sento emozionato perché in realtà nella mia vita sono un poliziotto, quindi sono vostro collega e vi ringrazio tantissimo, vi faccio tanti auguri per questi 250 anni. Grazie maestro, non so dov'è, ma ringrazio anche lei perché è stata una serata meravigliosa. Grazie di cuore. Grazie. E permettetemi anche di ringraziare chi è stato dietro le quinte, no? E chi sarà dietro le quinte in questi 21 giorni di festival. Io volevo ringraziare Gaetano Caramuso perché è un amico, Vittorio da Due Time, che sono veramente delle persone con le quali noi facciamo tutti gli anni questo festival. E anche la Croce Rossa, perché è sempre con noi che salvaguardia la nostra salute. Per cui insomma anche a loro vi pregherei un applauso perché sono sempre con noi tutte le sere. E poi basta, non credo di aver parlato troppo, ma prima di scendere avremo il piacere di regalare un piccolo gadget della nostra città e pregherei Cinzia Chiulli di salire sul palco perché è un piccolo dono che rappresenta la nostra città medievale. Glielo spiega meglio Cinzia. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per questo momento magico. E volevo dire che Viterbo, oltre alla bellezza, che è proprio come dire raccontata dalla sua architettura, la sua storia, vanta di essere una città di antica tradizione ceramica. Quindi gli organizzatori, ci tengo a dire che dall'inizio, quando questo festival era veramente minuscolo, e si sono sempre impegnati a cercare un decoro, un qualcosa che rappresentasse oltre la città ma che fosse intimamente legato all'evento. E quindi ecco, abbiamo scelto questo piatto con il decoro in zaffara, che è il decoro della nobiltà medievale viterbese. Il blu racconta molto, oltre ad essere, come dire, il simbolismo, però a questo blu si è legato al mistero, alla notte. E il gufo è sapienza e saggezza, quindi sa vedere e proteggerci nei momenti in cui siamo più vulnerabili o indifesi, quindi è legato a questo festival. E quindi ecco, Maurizio aveva deciso appunto di omaggiare per questa meravigliosa serata. Grazie a tutti. Banda, attenzione.